Pochi fronzoli, concretezza, soprattutto tanta organizzazione. In questo momento la strada più logica, rischiare zero nel primo tempo e provare a giocarsela un po' di più nella ripresa, quando inevitabilmente i ritmi si abbassano. La SPAL, grandi firme a digiuno di successi dallo scorso 18 gennaio, 2-0 con la Reggiana, non attraversa un momento particolarmente propizio, appena 6 pareggi nelle ultime 8 partite, 2 KO pesantissimi in casa contro Pordenone e Regina. Grassadonia recupera Setter, Sorens e Riccardi, KO Tabanelli e Balzano, in dubbio Bocchetti, assai probabile la conferma dell'11 schierato a Cittadella, l'unica variante, ma non è scontato, Bellanova al posto di Balzano. Tra gli estensi, come all'andata, fuori il portiere Berisha, questa volta per infortunio, gioca Tiam, altresì ai margini Floccari e l'ex Viviani. Grassadonia. Ecco, il Pescara naturalmente dovrà provare a vincerla per la situazione di classifica, però nel contempo è fondamentale la continuità. Certamente noi dovremo essere principalmente bravi con l'approccio alla gara, a non concedere spazi, a sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo. La Spalla è una squadra di grande qualità e quindi conosciamo i grandi pregi che ha, e noi quando poi andremo in possesso di palla dovremo essere bravi a sviluppare quei concetti sui quali abbiamo lavorato purtroppo troppo poco, perché ci abbiamo lavorato solamente ieri e stamattina. Però ripeto, la squadra cresce a vista d'occhio, comincia insomma ad avere una sua fisionomia questa squadra, soprattutto i ragazzi credono molto in quello che fanno, e domani sarà fondamentale principalmente lo spirito, la voglia, l'attenzione, la concentrazione. Affrontiamo una squadra importante, una squadra forte, una squadra di qualità, secondo me tra le migliori, una squadra che ha un grande allenatore, una squadra che è lavorata molto bene, e quindi sarà per noi un'altra finale, come dico sempre ai ragazzi, ne mancano 12, sarà l'ennesima finale, per noi sono tutte finali. Ma quello che resta fondamentale, ripeto, è non perdersi dietro le chiacchiere o dietro una vittoria che vale tanto ma allo stesso tempo vale pochissimo per quella che è la nostra classifica, ma battere il ferro ed essere assolutamente determinati. Per noi è la gara della vita, sono 12 finali, quindi dobbiamo affrontarla per vincerla assolutamente, mantenendo un grande equilibrio. Non possiamo fare calcoli nella situazione nella quale siamo, è una partita che non è fondamentale ma è una partita che è importantissima per quello che è il nostro cammino, per quella che è la nostra crescita. A mio avviso la squadra più forte del campionato, probabilmente forse solo in attacco, ha qualcosa in più l'Empoli, ma questa è solo una mia opinione. Ecco, dovrà stare attento il Pescara, secondo me, a tante cose, ma soprattutto alla spinta sugli esterni. Da una parte Dickman, dall'altra Sala, Sernicola, se come sembra giocherà da centrale di sinistra, è uno che si stacca per sostenere la manovra offensiva, e poi Valotti è un po' l'ago della bilancia tra il centrocampo e l'attacco. Io penso che ci sia l'imbarazzo della scelta, è una squadra completa, è una squadra che lavora insieme da 8 mesi, quindi verranno qui a fare quella che è la loro partita cercando assolutamente di vincerla, e noi dobbiamo fare una finale per portare a casa un risultato importante, ripeto, con grandissimo rispetto ma con la piena consapevolezza che noi siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno.